un'ulteriore opportunità di vivere nella preghiera questo legame particolare di Barletta nei confronti della Madonna. Oggi il legame con la Santa Casa di Nazareth a Loreto permette di celebrare in modo particolare e solenne la memoria liturgica, la festa del Santissimo Nome di Maria. E legato a questo c'è anche la possibilità per i partecipanti di lucrare, di poter accogliere l'indulgenza plenaria. Quindi attraverso la Madonna veniamo condotti alla persona di Gesù, che è l'espressione della misericordia di Dio. E questa misericordia, che non ha limite, non ha confini, oggi ci dà questa possibilità di accogliere appunto il dono dell'indulgenza. Dunque, una bella festa coinvolgente da vivere totalmente nella preghiera, nella dimensione spirituale. Ma la sinodalità, prima di tutto, è conversione, perché tutto il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, in comunione con la Chiesa Universale, parte dalla conversione dei singoli, i quali prendono poi consapevolezza e vivono con la disponibilità la comunione con l'intera famiglia di Dio, la quale a sua volta è chiamata alla conversione, perché il cammino sinodale è un cammino di accoglienza di ciò che lo Spirito Santo vuole indicare alla Chiesa, ma questo è possibile comprenderlo, accoglierlo e poi attuarlo nella misura in cui si ha un cuore buono, un cuore libero, un cuore convertito, appunto. Allora, dobbiamo dire una cosa, che questa realtà, cioè dire questa aggregazione, per me è stato un fatto nuovo, cioè io non conoscevo che la nostra Chiesa potesse entrare in questo circuito internazionale di vita di fede, essenzialmente. E quindi fu un dono che ci fu fatto da padre Giuseppe, il cappellano che era prima qui in ospedale, il quale mi telefona e mi dice: sai che la tua chiesa può essere aggregata alla Santa Casa di Loreto? E questo nel 2021, nel maggio del 2021. Naturalmente abbiamo messo in moto tante cose pur di arrivare ad una data e ad un evento che potesse coincidere con una celebrazione della festa mariana. E attraverso un po' tanti piccoli rigagnoli, anche grazie a Maria Santissima, il 12 di settembre, con la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Montenegro, qui abbiamo avuto la possibilità di, prima di tutto, di benedire l'icona, che non era stata benedetta, e lui ci fece questo dono. E poi in quella occasione fu data lettura del documento del Vescovo e della Curia di Loreto, in cui la nostra Chiesa si veniva ad essere aggregata alla Santa Casa di Loreto con doni particolari che ciò comportava, cioè dire prima di tutto l'indulgenza plenaria. Ed era questa una novità anche per tutti quanti noi, perché non pensavamo, non sapevamo che un'aggregazione del genere potesse dare questo frutto così straordinario. E difatti anche gli stessi fedeli sentono molto questa presenza, cioè dire il dono dell'indulgenza plenaria non è un fatto banale, è qualcosa che tocca veramente lo spirito dell'uomo, perché noi siamo tutti peccatori. Se il Padre Eterno ci dovesse soltanto, no, guardare per quello che siamo, sarebbe drammatico, mentre invece ci dà la possibilità, attraverso l'indulgenza plenaria, di calmare, di colmare un po' la sua misericordia con un dono straordinario, che è quello delle indulgenze, in cui vengono ad essere ridimensionate, ridotte le pene conseguenti ai peccati già perdonati. E questo è il senso vero della indulgenza plenaria. Non viene, non è una specie di straccio che pulisce tutto, ma è un'espressione di grazia attraverso cui il Signore ci viene a dare una certezza, ridimensionare le pene conseguenti ai peccati già perdonati.
E questa è un'altra cosa. Poco fa io dicevo a qualcuno, dicevo, se questa realtà di questa sera qui da noi è possibile, è perché grazie alla sua intercessione. Cioè, noi tante volte pensiamo alla devozione mariana come se fosse qualcosa di trascendentale, qualcosa di banale, qualcosa anche di ripetitivo e così via. In realtà l'occasione di questa sera ci fa capire come lei è mediatrice a tutti gli effetti del dono della grazia. E questo ci consola, perché non abbiamo una persona che dall'alto dei cieli sta a guardare noi, ma abbiamo una mamma che si prende cura di noi, una mamma che ci ama, una mamma che ci prende per mano, una mamma che, come dice anche il profeta, no, è capace, tenendo presente l'amore del padre, di non di sorvolare sui peccati, ma di dire: non sono i peccati quelli che ci devono allontanare da Dio, ma deve essere la certezza che l'amore di Dio sorvola, va oltre il nostro peccato, perché è talmente grande questo amore che nessuno, anche, e niente, anche il peccato, possa impedire che ciò si realizzi.